Grande partecipazione per le due tappe aretine del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, impegnato nella presentazione del suo ultimo libro Chiudi la finestra, testo sulla sfida invisibile al Covid. Ad Arezzo, negli spazi della Casa dell'Energia, è stata così l'occasione per confrontarsi con il dottor Danilo Tacconi, primario di malattie infettive dell'ospedale San Donato, in merito all'importanza dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali e del farmaco quale elemento di soluzione e contrasto alle varianti Covid che in questo momento interessano non solamente la Toscana ma tutto il mondo. Noi bisogna combinare vaccini e farmaci. I vaccini servono per difenderci ovviamente, per ridurre il contagio, per fare un'immunità sempre maggiore, per limitare diciamo, la velocità dei contagi. I farmaci servono perché nei primi giorni della malattia fermare gli effetti di questa malattia ti consente di non avere delle complicazioni e poi il farmaco serve perché non si può uscire da una pandemia da virus soltanto con i vaccini, servono questi due elementi composti, uno di difesa tra virgolette e uno di attacco, un combinato disposto nei quali la Toscana e l'Italia deve essere protagonista per la ricerca. Infatti questa è una fase in cui dobbiamo fare un grande investimento sulla ricerca, sulla medicina e sulla scienza, e le istituzioni devono essere al fianco dei medici, degli operatori e di coloro che appunto dedicano il loro tempo a fare in modo che la nostra vita possa tornare a essere come quella che abbiamo conosciuto in precedenza. Altrettanto partecipata la tappa di Bibbiena, Scaramelli in questa occasione ha trattato gli aspetti legati alla dimensione soprattutto umana ed esperienziale della propria famiglia, che ha preso parte alla donazione del sangue contribuendo tra i primi all'importante progetto sugli anticorpi monoclonali. In queste ore la comunità scientifica ha riconosciuto a Rinova Poli un lavoro straordinario, è un progetto nato in Toscana, con sangue dei toscani, con ricerca dei toscani, e io ne parlo anche nel mio libro, è un motivo di orgoglio. Quindi noi, avendo un farmaco prodotto in Toscana, bisogna favorire la sperimentazione, la ricerca, e avere un farmaco insieme ai vaccini ci può consentire diciamo, nei prossimi mesi di lasciarsi dietro le spalle questa pandemia.